gente da altri tempi, voi avete vissuto la guerra scontenti. Avete lasciato mogli, figli e parenti, sperando di riabbracciarli. Voi siete partiti e avete combattuto per difendere e proteggere la vostra terra, la vostra casa, la vostra vita. Pochi sono ritornati e hanno potuto raccontare. Quelli invece che non sono rientrati ci guardano dal cielo e dicono: noi siamo orgogliosi di essere morti per difendere la nostra terra. E per questo li ricorderemo come degli eroi e soldati coraggiosi. Ci avete salvato, come facciamo a non ricordarvi? Prima l'Italia era un mondo in guerra, grazie a voi non più. Vorrei che anche nelle altre parti del mondo non ci fosse la pace. Basta guerra, basta. Mi piace vedere un mondo allegro, dove non si litiga e non si fa mai la guerra. Dove si vogliono bene l'uno con l'altro, senza distinzioni e con disinteresse. Ecco perché bisogna pensare a voi, cari caduti, che ci avete dato una vita di libertà. Ecco, importante allora, fare memoria, per non dimenticare. Grazie, un forte applauso. Diamo la parola al consigliere regionale Mario Paragone. Grazie brevissimamente per portare i saluti di Regione Lombardia, del Consiglio regionale, a questa manifestazione, a tutti voi che avete partecipato così numerosi, un segno di ricordo, proprio ascoltando anche le parole che sono state dette dai ragazzi in modo particolare, ma anche dal parroco in chiesa. Ecco, pensiamo che dobbiamo continuare, sono 70 anni ormai che sono trascorsi gli ultimi atti di guerra da parte della nostra gente. I nostri padri ci hanno garantito 70 anni di libertà e democrazia, tocca a noi cercare di garantire almeno altrettanti anni ai nostri figli e ai nostri nipoti. C'è tanto lavoro da fare, ci saranno tante difficoltà da superare, ma davvero se ci guardiamo un po' indietro a guardare quel che hanno fatto i nostri padri, sono convinto che anche noi riusciremo a fare altrettanto per chi verrà dopo di noi. Grazie di essere stati qua, grazie soprattutto a tutte le armi che sono rappresentate, perché sono loro il nostro segno e a loro va il nostro segno di riconoscenza. Grazie. Passo la parola al rappresentante della provincia, ingegner Bonomelli. Grazie, io vi porto i saluti del Consiglio Provinciale, vorrei fare un plauso a questa manifestazione sovracomunale e mi complimento con gli organizzatori perché è stata una manifestazione impeccabile. Il saluto va a tutti voi, va alle Forze Armate e a loro va anche un ringraziamento per tutto quello che fanno durante l'anno nei nostri comuni e un pensiero va anche a tutte le Forze Armate che sono fuori dal nostro paese per varie missioni in tutto il mondo. E con questo grande abbraccio ricordiamo anche i caduti di tutte le guerre. Io quando il parroco prima ha parlato di decine di milioni di morti nelle due guerre mondiali, sono numeri che non rendono l'idea della devastazione che c'è stata in quegli anni. Forse rende meglio l'idea l'esempio dei fratelli Calvi, che sono fratelli bergamaschi della Val Brembana, che erano quattro fratelli, tre non sono mai tornati e uno è morto pochi anni dopo. Ecco, su queste macerie di posti bergamaschi come queste si è ricostruita l'identità nazionale ed è anche questo che oggi celebriamo. Ecco, il compito nostro è quello di prendere l'eredità che ci è stata lasciata da queste persone che sono morte per questo paese e coltivarla e renderla sempre viva. E penso che il più bello esempio bergamasco adesso sia quello, visto che sono qui, tutti questi volontari che quest'anno sono stati qui per l'alluvione, adesso sono in centro Italia per il terremoto. Ecco, io penso che questo sia l'esempio più importante e la cosa più bella che rafforza i valori dell'identità nazionale che stiamo portando avanti come provincia di Bergamo e come tutti i comuni, visto che sono anche un sindaco. Quindi io ringrazio, vi porto i saluti e ringrazio il sindaco che mi ha invitato e viva l'Italia, ma soprattutto viva sempre Bergamo.